stato un incasso, insomma, davvero un incasso record, record anche di partecipazioni, record di pubblico, insomma. Record di tutto dal 2019. Tantissima gente, tantissimi premi, bellissime sculture, quadri. Stasera, prima sera della rassegna, 3.100 euro. Una serata fantastica. Ecco, secondo me gli ingredienti sono veramente tanti, ma quello che emoziona di più sono questi ragazzi che si mettono a disposizione per il calcio. Sì, la cosa più bella è anche vedere la prova tangibile dell'arte. Cioè, noi vendiamo arte, prendiamo soldi e li investiamo nella sanità aretina. E mi sembra, insomma, una cosa veramente bella. Una scommessa anche da parte, insomma, di tutti gli insegnanti che comunque si mettono a disposizione. Sì, è facile organizzare gli eventi quando è per il calcit. È il calcit che è il collante, diciamo, tra tutte le associazioni, le scuole di danza e anche di musica, perché a maggio si parte con la musica. Dietro di te, Greta, ci sono alcuni, immagino non tutti, delle persone. È un team importante, una decina di persone, ora qui ce n'è alcuni. E anche gli artisti come vediamo Sandro Ricci, Alessandro Marrone, Mara Malatesti, che danno veramente dei bellissimi premi. Abbiamo ricordato alcune persone che non ci sono più, tra cui il nostro Carlo, ma il loro esempio mi pare che continui molto bene. Sì, Carlo è stato il pioniere insieme a me, è quello che mi ha dato fiducia e quello che mi ha dato lo spirito sempre giusto per andare avanti. E ci manca tanto, e questa edizione è proprio dedicata a Carlo e penso che nella danza, nella musica farò il premio del pubblico Carlo Benucci, perché è stato lui a ideare i premi del pubblico, diciamo, a questo pubblico facciamogli fare qualcosa. Era veramente, insomma, un'anima importante del calcio, la voce del calcio.